Proviamo a riguardare la stanza sopra, non so. E ancora quel discorso del che si incastra, c'è la luce da spegnere. Ci sono i due, le due, due cassettoni da spostare. Quello che sembrava, che non è molto chiaro, ed è colpa della prospettiva, della telecamera, della prospettiva. Ad esempio, se noi spegniamo, cosa succede? Qualcosa lì mi segue. Comunque, c'ha ste occhi. Ah, c'è anche un'altra luce là, gialla. E lui, mentre sull'aquila c'era una viola. Però smette di lampeggiare, vediamo un attimo. Ah, questo è il massimo. Nell'occhio si trova una scintillante gioiello giallo, sì. È fissato a qualcosa, non si può spostare. Ok, quando fa probabilmente lo sblocco, si sblocca forse quando fa quel rumore strano. No. Andiamo sopra adesso. Non volevo fare quello, ma... che utilità... Ah, quello vediamo. Che utilità ha in fondo spostare questo affare? O perlomeno soprattutto anche... là ce n'è uno rosso. Allora forse... Ok, la luce serve semplicemente per vedere che ci sono quelle cose lì. Quindi l'aquila ci segue, ma non è... Non dobbiamo prendere niente dall'aquila, infatti come facevamo prima che cercavo di... Se ce la facciamo, il punto è trovare quando lampeggia, forse è sbloccato, ma no. Quando non lampeggia sarà sbloccato, allora per esempio così non sta lampeggiando, adesso così lampeggia. Se dobbiamo mettere, ma pare che spostare un po' più di qui non è che cambi. È un po' strano qualcosa. Uscire e rientrare un attimo. E essere più veloce dell'aquila a girarsi. Può essere semplicemente quello. Visto che una volta che è qua
Mi pare che è molto veloce, eh. Abbiamo un margine veramente basso. È così. Ok, ok. Tutto qua. Tutto qua, tra virgolette. Stai lì. Quindi la cosa massima è questa. Anzi, così non ci vede, ah, ok, ok. Quindi c'è anche un punto cieco, diciamo, se gli passi sotto. Adesso andiamo di qua. Guardami. Io non capisco perché non ci possiamo andare dietro. Perfetto, ciao! Penso che basti così. Allora, gemma gialla, esamina. Una gemma gialla. Metallo elegante a superficie riflettente. Proviamo a metterla nella tigre. Gemma rossa. Volendo anche quel jewel box che avevamo visto, potrebbe centrare qualcosa. Era rotondo, non si capì, però siamo anche una sfera. Vabbè, andiamo a vedere. E andiamo a mettere una tigre. Mettiamo giù un attimo questo. Dove era il... gioia. Vediamo un attimo. Non puoi combinare. Ah, questo entra invece. Adesso. Allora, proviamo questo che è quello più grande. Si può ruotare. Però quella con la croce sembrerebbe che vada. In mezzo sembrerebbe. Si incastra bene, ma a vedere così questo andrebbe lì, ma è una roba tipo così. Si può ribaltare. No, usciamo un attimo. Anche si forma proprio quella nicchietta lì, solo che non è orientata giusto. Magari questo che gli passi sotto sia sopra. Potrebbe essere qualcosa di riconoscibile. E non si allinea bene, però anche là sembra formare un quadrato.
Però questo... Però siamo sotto sopra, forse così, però... Ah, ok, giusto, però siamo ribaltati. Proviamo a metterla, ma... chiaramente non... Eh sì, è giusto, quindi è ancora come pensavo io. Quello lì è il sotto, questo spostiamolo di nuovo. Decisione assoluta, perché sarà una follia. Okay. Dai. Fine, finito di dire che non vuole la precisione. Cavolo, ma si sposta di millimetri, si sposta. Digitale o non digitale, si sposta di millimetri. Giusto, oh, contiene una spilla, non c'è niente di solito, è una chiave questa qua, mi sa. Mi sa che questa è la chiave della, di quella stanzettina del cavolo, come si fa ad aprire? Assunto la forma di una chiave, chiave emblema, la chiave del calato con l'emblema della famiglia Spencer, a cui storia risale alle origini di Raccoon City. Oh. Buon, andiamo, quindi dobbiamo andare alla tigre e aprire quella stanza là. Salviamo. Terribile, dovrebbe incastrarsi da solo. Queste cose qua, anche questo è un errore di game design. Cioè, una volta che la sede è quella, la
rimasto inchiostato lì. Dovrebbe agevolarla, nel senso che non è che devo stare lì intermatto a... Lui deve andare dentro, basta che la direzione sia giusta. Dopo che, che la posizione non sia giusta, ma deve comunque scivolare dentro da solo. Dai, qualche progresso l'abbiamo fatto. Allora. Poi tra l'altro appunto la grafica non aiuta perché è talmente poco definita. Dunque. Ok, la stanzettina è quella lì. Sì, ma spari o... Magari è rimasta la musica. Ecco perché è rimasta la musica, non so che ci segue. Ma questi ctuloidi... Vabbè, è rimasto di là, resta di là. Vediamo, mettere la gemma. E quindi quella gialla. Mi sbaglio sempre. Un disco ottico. Parasol. I gialli e blu. Vediamo. Allora, stavo andando in giro qualcosa. Esamina. Un disco per avvio di qualche tipo di sistema. Ci sarà un computer quindi che dobbiamo trovare. Cavolo, ma non abbiamo finito i cosi comunque, eh? Andiamo all'altra macchina a scrivere quindi. Risulta in rosso. Invece è ancora quella stanza là. Ormai cosa c'era? Come risulta in rosso anche il corridoio qua. Passiamo nella stanza principale, andiamo su. Intanto mi viene a pensare a Eternal Darkness. Io aveva preso, mi ricordo ancora, aveva preso i bottoni, quel gioco lì era l'unico dissenziente. Perché non faceva né paura né... sì, cioè era affascinante le premesse perché viaggi nel tempo lì, in epoche storiche diverse con, diciamo, Cthulhu come base, ma... Ah, poi ci sono anche la chiave là. No, ma in realtà sto sbagliando io. Non dobbiamo passare da qua. Perché è chiusa la porta sotto. Credo che di girare così... Dato che siamo qua, andiamo a aprire. Andiamo a questo punto a aprire un attimo, lasciamo giù gli inchiostri. Andiamo a aprire quella.
questo non so se ci serve adesso. Almeno penso che si apra con l'elmo. Quello con l'elmo era quella su di sopra. No, questo non sono certissimo. Mi dispiace se vado avanti e indietro, ma... c'è ancora un uso almeno. Questa roba, la statua, bruttissima. Bisogna buttare tutte queste immagini. Che stiamo fregati. Quadro qua non dice niente. Perché appena passa la statua riprende a muoversi, no? Adesso questa inquadratura che non si capisce niente. Ah, ok. Il quadro di una mamma con un bambino. Guardano da vicino, il lato sinistro sembra il viso di qualcuno. C'è un interruttore, premalo. Via, 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 via. Ah, ok. Questa non, come facciamo a spostarla? Se questa la potevamo spostare, bloccavamo le pareti. Qui non si può. Bisogna andare in tempo di là. Si rimettono in moto. Ok, vai, vai, vai. Ok, bisogna essere più veloci. Adesso è chiaro. Ah, è andato in sede da solo, per fortuna. Ah, vediamo qui quella granata accecante. Cos'è questo? C'è una buca ai tuoi piedi, ma non riesci a vederci dentro. Scendere? No, al momento no. Vabbè. Questo portiamocela dietro, va? Però ovviamente
intanto stiamo finendo i salvataggi. Ma sì, certo, loro dicevano, se tu crepi, cioè nel senso tu arrivi che sei comunque non ce la fai più andare avanti, ricarichi un salvataggio più vecchio. Potete immaginare la parola che mi è passata per la mente. Dobbiamo uscire da sotto. Possiamo fidarsi, no? Siamo in attenzione, però vabbè, abbiamo un caso quello. Almeno una piantina se l'abbiamo. In teoria questo livello non dovrebbe essere un problema. Ci sarà da ridere nel remaster, cioè nel remake del 2. Però la prima run ho intenzione di farla a standard. Vedremo se avrò il tempo, la voglia e riuscirò a fare la seconda con Leon. Non avessi tanti giochi da fare, è un conto. Non fossi rimasto così indietro. Devo iniziare a strumentare anche metro, perché ho preso appunto quello nuovo. Il signorino lì. Infatti qui c'era una porta prima. Cioè, se stai fermo a morire non è il massimo della vita. Cioè, l'ho colpito, è stato lì. Guarda che cosa fa. Allora, per fortuna non fa danno. Eccolo qua. Abbandonarlo. No, guarda. Vediamo cosa c'è qua. Rebecca! Is she upstairs? Resta lì, Rebecca. Siamo appena entrati qua. È troppo buio per vedere. Ah, ottimo, è troppo buio per vedere. C'è la torcia, ma non sembra la. Insomma, bisogna andare su. Ah no, sì. Ah, io c'è una cosa da portare. Andiamo su. Non vorrei che morisse, non vorrei che influisse sul gioco in qualche modo. Abbiamo appena fatto il giro e si doveva rifare il giro. Boh, piano di sopra, ma dove? Piano di sopra dove? Come faccio a decidere dove? Io non credo che sia nell'altra stanza. Questo sarà nel corridoio principale, vediamo. Non credo che siano le stanze specifiche. Potrebbe essere qua.
indicato niente. Ma che scoperte. Comunque là c'era, a quanto pareva, la chiave esagonale. Non lo so, cioè, che cavolo faccio. Cioè dai, non si può fare le cose così. Ho fatto solo un verso, non lo fa più un altro. Magari ci punisce per qualcosa che non si è rotto il vetro di nuovo. Il vetro è stato infranto e il quadro è stato rimosso. Eccolo. Rebecca! Non ci credo. Non so se poteva salvarsi. No. Ma io che ne so che è lì, cioè. Ah, un attimo, la stanza è esattamente sopra. Sì. C'è anche ragione in realtà. Sto pensando di ricaricare. Perché da, anche dalla scena mi sa che si può salvare. Bisogna venire qui prima. Ok, ho ricaricato. Sono ritornato qua. Ho fatto quello che dovevo fare. Ho fatto la tigre. Sono ritornato qua. Proviamo a vedere se riusciamo. Andando direttamente lì. Entriamo qui nella stanza. E vediamo se andando su subito. La riusciamo a salvare, così almeno vedete questa cosa, questa opzione. Rebecca, Rebecca è di sopra. In effetti poi a me non è proprio venuto in mente che poteva essere esattamente sulla stanza sopra, non ci ho proprio pensato. Quindi andiamo su subito. Non lo so. Siamo andati in giro, boh, vediamo. Non è detto che si salvi. E adesso lo scopriamo. Dunque, da questa stanza non si può entrare. Forse anche per quello che l'hanno fatta così con la porta lì, allora. Perché devi fare il giretto così. È una cosa che ti distrae, in effetti. Non potendo entrare direttamente lì, entri nel corridoio e lì ti metti a cercare invece. Vediamo. Forse sì. Non oggi, Hunter. Achievement. Si chiama Hunter quella cosa. Qui così. You okay? I didn't mean to get you. Preferisco così. We can't stay here any longer. We have to get to the others and find a way out of here. You with me? Yes. Then I'll go ahead. Until then, Rebecca, you're on your own. Stay cool and use your better judgment. Got it?
I can handle myself. Good luck. Il gioco te lo fa fare, non lo considero proprio un imbroglio. Se fosse tipo Dark Souls, che semeni uno a un NPC importante, quello non ti parla più per tutto il gioco perché salva immediatamente. Questo qua me lo lascia fare. I didn't mean to get you worried. Vabbè. Adesso però c'è... Ah sì, non ho... Nel ricaricare non sono andato in quella stanza là. Vabbè. Ho perso anche quella parte lì, sì. Quella delle statue da spostare, vabbè. Comunque sappiamo come si fa, quindi... Non è un grave problema. Poi tra l'altro per ora non ci vado lì, nel senso buttarmi giù nel buco... Però stupidata, appunto, che adesso dobbiamo rifare tutto il giro. La menata. E tra l'altro dobbiamo comunque scaricare la roba, quindi... Però appunto stiamo finendo le possibilità di salvare. Spero che... Quindi abbiamo... Allora, cos'è che abbiamo? Sto pensando che non è che magari quella... La chiave lì non ce la fa prendere così a vanvera, ma bisogna fare qualcosa. Ma non abbiamo niente tipo da sostituirlo come è capitato in altre occasioni. La vita è... Non so. Niente, ci tocca andare alla vanvera. Comunque qui salvo di sicuro. Perché comunque quello che abbiamo fatto è stato importante. 42esimo, comunque non è corto come gioco, eh?